Siamo in live, aspettiamo giusto qualche minuto che si colleghi un po' di gente. Possiamo comunque dire qualche cosa? No. Sì, penso di... Oh, è sparito June, non lo vedo più. Perché sono venuto io in primo piano. Ok. June, ci sei ancora collegato? Forse perché parlo e quindi... Chiaro, però prima vi vedevo proprio tutti e tre, per quello Sì, me lo è vero, chiedevo. è vero, è vero. Purtroppo appunto non vedo più June, non vorrei che avesse avuto qualche problema. Tu vedi chi partecipa comunque, no? E, in realtà per il momento non vedo nessuno che partecipa, Sì, no, ma dico, non noi ci vedi soltanto... però, ecco. Prima... Sì, assolutamente. Appunto, ripeto, non vedo June, quindi... sarà un attimo, ci saranno stati dei problemi. Sì, Franci diceva giusto, aspettiamo June. Sì. Sono io, vediamo un po', questo lo levo. Ok. Ok. Sì. Ok, perfetto. Scusa. Ci vediamo tutti, ci sentiamo, direi che possiamo anche cominciare. Certo. E allora, innanzitutto parto ringraziando i nostri ospiti che sono in collegamento per la Mediateca Gateway, Giun Fujita Irose e Ubaldo Fadini, Giun Fujita Irose, critico cinematografico e professore all'Università di Tokyo, che con il Cine Capitale scrive il suo primo testo. In italiano per di più, e Ubaldo Fadini, professore di filosofia all'Università di Firenze. Allora, io innanzitutto trovo che il merito di questo testo sia stato riuscire a parlare della situazione del cinema all'interno della produzione capitalistica attraversando quello che è, come cita il sottotitolo, il cinema di Gilles Deleuze e il divenire rivoluzionario delle immagini, in un modo facilmente accessibile anche a chi magari può essere digiuno della filosofia di per sé, no? Quindi questo è sicuramente un grosso merito del testo. Quello che penso che possa essere un'ottima suggestione per cominciare parte magari già da alcune domande che tu per primo Giun ti poni all'interno del testo, quindi ad esempio come si crea plusvalore a partire dalle immagini, da dove è cominciato questo tipo di rapporto fra il capitalismo e il cinema, come comincia e dov'è che crea valore il cinema a partire da questo, e come le immagini si ribellano o possano ribellarsi. Deleuze era sempre stato molto attento anche al piano politico e già lui per primo, cosa che tu poi riprendi, dice appunto che le immagini diventano autonome e si ribellano di per sé, farà poi anche un collegamento con l'immagine in movimento quanto tale, non già più come prodotto dell'attività della coscienza, no? Anche questo può essere poi un discorso interessante, quindi assume già un punto di vista molto materialista rispetto al cinema. E appunto, per dare l'avvio alla discussione, partirei magari citando un passo che tu riprendi a partire dagli uccelli di Hitchcock, che secondo me inquadra perfettamente la dinamica dei rapporti di produzione e di sfruttamento all'interno dell'industria cinematografica. Quello che tu prendi ad esempio come metafora è questa situazione qui, in cui
sputiamo, per esempio, un passero si presenta ad un'audizione di Hitchcock che cerca appunto degli uccelli per il suo film, specificando che cerca dei soggetti ordinari e non degli uccelli particolarmente cattivi, no? Nonostante poi comunque l'esperienza che ne abbiamo noi, di quello che conosciamo degli uccelli, sia poi completamente diversa. E questo passero si presenta, partecipa all'audizione, partecipa al film, e nel momento in cui il film esce in sala, si presentano due situazioni particolari. Innanzitutto quello che nota subito è che in qualche modo non si era reso conto di poter risultare così cattivo sullo schermo, no? E quindi questo in qualche modo crea anche un effetto un po' straniante, dice, ma come io non ho semplicemente fatto ciò che è il mio essere, non ho lavorato per nulla di più, se avessi saputo che era questo che sarebbe poi il risultato, avrei anche chiesto un compenso maggiore, no? Dall'altra parte, la situazione molto ambigua che si viene a creare, che è poi penso uno degli elementi più interessanti, che poi si ricollega anche non solo al lavoro dell'attore di per sé interno al cinema, ma anche al lavoro che fa poi lo spettatore, è questa dinamica per cui comunque il passero rimane soddisfatto di quello che viene risultato sullo schermo. In qualche modo c'è una forma di soddisfazione del proprio ego, perché dice, vedi, comunque riesco a risultare tanto cattivo quanto un'aquila, ecco. E questo lo ritengo molto interessante, perché comunque è un tipo di rapporto che poi si può rivedere anche nella figura dell'operaio massa e in quello che ad oggi invece identifichiamo più specificatamente come il lavoro cognitivo, quindi da una parte una messa al lavoro delle proprie capacità, e che poi si può virare in forme più o meno sottili di rifiuto del lavoro. Per esempio, c'è un film che anche tu citi nel tuo testo, La Comédie du Travail, dove appunto si vede questo lavoratore, insomma, che nel momento in cui lavora, appunto attua delle dinamiche vere e proprie di rifiuto del lavoro, dorme sul posto di lavoro, nel momento in cui viene licenziato improvvisamente si mette automaticamente al lavoro molto più attivamente di quanto non lo fosse prima, quindi anche questo è un paradosso che si viene a creare. L'altra questione molto problematica, appunto, come dicevo, questa ambiguità che si viene a creare nella soddisfazione personale che non passa più attraverso il denaro, ma passa attraverso qualcos'altro. Il denaro che poi è un filo conduttore di tutta la tua trattazione, perché comunque, come sappiamo, il cinema nasce già prettamente improntato all'interno di un'industria capitalistica. Sicuramente, diciamo che già dal 1912-1915 le strutture cinematografiche della produzione cinematografica si innestano su un comparto verticista, inizia ad esserci anche una produzione seriale dei film in qualche modo, e si vede già quanto comunque sia fondamentale per il cinema rimanere attaccato alla disposizione di capitale, no? Quello che mi chiedevo e che pongo anche qui come questione, dopodiché lascerò la parola a June e a Ubaldo, se appunto prendiamo ad esempio il cinema dei primissimi anni, quindi quello che viene considerato come il cinema primitivo, no? Penso per esempio ai fratelli Lumière, il loro primissimo film fu Uscita dalle fabbriche Lumière, dove semplicemente si trattava di un'inquadratura fissa dove si vedevano passare sullo sfondo degli operai che uscivano dalla fabbrica. Quello che ho trovato molto interessante è che già all'interno di questa rappresentazione si nota quella dinamica dello sguardo tra lo sfruttatore e lo sfruttato, che è poi una dinamica che avevano già in qualche modo con ovviamente le debite differenze, concentrandosi su magari delle figure di un altro tipo, che avevano già individuato le femministe nella loro analisi critica rispetto al cinema, no? Chi guarda e chi è guardato, lo sguardo maschile e lo sguardo femminile. E quello che ho pensato è che questo tipo di sguardo lo si può, insomma, reimpostare all'interno di tutto il cinema, dove qualcuno si dà a vedere e vi è qualcuno che osserva. A questo punto viene da chiedersi se
dato per assunto che nessun mezzo è neutro, e quindi neanche la macchina da presa è un mezzo neutrale e non lo è il regista. Se a questo punto si veicola un certo tipo di immagine, se c'è sempre comunque una presa di posizione da parte di chi riprende e di conseguenza anche da chi poi assiste a quel film. Per esempio, un esempio che mi può venire in mente per attualizzare un attimo questo tipo di dinamiche, questa situazione qua, può essere quello. Ultimamente vediamo anche questo exploit di film riguardanti magari situazioni molto lontane, non so, cartelli messicani della droga. Questo è un argomento che ultimamente a livello cinematografico funziona molto. Queste sono tutte situazioni molto lontane dalla nostra esperienza quotidiana, che non abbiamo la possibilità di vedere in prima persona, ci arrivano sempre raccontate e mediate. Anche poi la televisione anche in qualche modo si è fatta cinema in una certa maniera, quindi ci arriva sempre in quel modo. Quello che mi chiedevo è quanto noi spettatori poi assumiamo quella forma di visione e quanto poi usciti dalla sala o spenta la televisione riproduciamo quelle dinamiche che abbiamo visto e le riportiamo nel reale, quindi mettendo a valore quella che è stata la visione personale che ci ha fornito il regista, quindi questo sguardo. Possiamo dire appunto sfruttato, sfruttatore, poi penso che da qui si possa partire anche per un'analisi molto più approfondita per quanto riguarda anche appunto la ribellione in sé delle immagini e come queste tendano anche ad autonomizzarsi a un certo punto, che è una cosa che poi farà anche il cinema neorealista italiano in qualche modo, no? Nel riuscire a riprendere quasi in forma semidocumentaria, il neorealismo quasi in forma semidocumentaristica quello che si presenta davanti alla macchina da presa. Ecco, io ho accennato giusto a qualche questione che poi magari riprenderemo nell'arco della discussione. E ringrazio nuovamente, lascio la parola a Ubaldo e poi a Giun che ci parlerà un po' di questo testo. Grazie. Ubaldo, non ti sentiamo se accendi il microfono. Dunque, Ok, no, perfetto. grazie. Io vi ringrazio per questa occasione di incontro che è veramente molto, molto, molto gradito. Per quale motivo? Non semplicemente per il fatto che io ho letto con grandissima attenzione, no, questo testo, ho anche cercato di scrivere delle pagine, delle paginette introduttive a questo testo, non semplicemente per questo fatto qui, perché a mio modo di vedere, il lavoro, questo libro, è un libro, un po' spiazzante, ecco, rispetto al modo in cui noi in Italia, abbiamo letto e leggiamo Deleuze. Voglio dire, corriamo il rischio a volte di favorire una sorta di scolastica deleuziana, no? C'è una produzione ormai sterminata da noi di testi che sono parafrasi, commenti, a volte anche ben fatti e utili. Non voglio dire che non siano comunque significativi e anche se vogliamo importanti. Ecco, però viene voglia da parte del lettore, dello studioso di Deleuze, anche di a volte di fare un passo in avanti, cioè di utilizzare, impiegare Deleuze anche per leggere alcuni aspetti della nostra contemporaneità in modo più fresco, in modo più inventivo, in modo più innovativo. Ecco, questo lavoro di Jun è un lavoro che, diciamo così, corrisponde a questo mio bisogno di finalmente leggere qualche cosa di Deleuze che non sia il semplice, a volte anche un po' scontato, riassunto delle sue posizioni, delle sue tesi. E questo è un merito importante del libro, del lavoro, no? Da noi non è così frequente. Leggere appunto testi che abbiano questa brillantezza, questa freschezza non soltanto d'approccio,
ma anche di confronto reale con le tesi di Shun. Volendo farla non troppo lunga, centrando la mia attenzione su alcuni aspetti di questo lavoro, qual è la cosa che colpisce il lettore di questo testo? La prima cosa che colpisce è questa considerazione dell'immagine, ovviamente poi noi parliamo qui di immagine cinematografica, come, per dirla in termini classici, in termini un po' troppo filosofici, per richiamare addirittura il vecchio Spinoza, come una vera e propria immagine del corpo. L'immagine che qui viene a essere presa in considerazione ha questo rimando, a questo rinvio classico, storicamente classico. L'immagine non è altro che l'idea del corpo. E quindi porta, esprime qualche cosa che ha a che vedere con la nostra sensibilità, che ha a che vedere con quella sensibilità che su altri piani di ragionamento, no, può anche essere vista come ciò che si esprime sotto veste di fantasmi, no? Di fantasmi. Le immagini sono un po' questo. E se teniamo presente questa banale, scontata definizione dell'immagine come idea del corpo, ecco che possiamo capire meglio, da un punto di vista, come posso dire, più propriamente teorico, tutto il ragionamento che l'autore del libro fa, che Jung fa, su che cosa? Sulla differenza tra l'immagine, così come ho cercato di indicarla e di individuarla adesso, e l'immagine che viene messa al lavoro. Viene messa al lavoro, viene messa all'opera anche attraverso quella combinazione, quella sommatoria di immagini che noi etichettiamo, definiamo come film, come cinema. Ecco. Questo è molto importante. Partiamo da questa idea dell'immagine come idea del corpo, perché ci restituisce dell'immagine una valenza, un significato che non è esauribile, non è assolutamente del tutto consumabile in quella dinamica di combinazione interessata delle immagini. Sotto quale logica? Interessata perché? Sotto quale logica avviene? Avviene sotto la logica della valorizzazione del valore, cioè no, quella logica che ha come suo obiettivo di tirare fuori dalla combinazione delle immagini, film, cinema, cinecapitale, un profitto. Questa è l'idea fondamentale che sta alla base del lavoro di Shun, cioè l'immagine presenta una sua eccedenza, eccede, no? Sul piano proprio di ciò che esprime, idea del corpo, della potenza del corpo, eccede, va al di là, e appunto per questo poi viene ricercata, viene sondata, viene analizzata, viene combinata, viene composta nella forma film. Eccede le dinamiche della sua attualizzazione, della sua attuazione. Questa è la trama, diciamo, più di segno filosofico del lavoro di Shun. Abbiamo un'immagine che presenta dei potenziali che sono estremamente appetibili dalla logica della valorizzazione del capitale, no? Potenziali che certamente, almeno in parte, trovano una attuazione in quella combinazione delle immagini stesse che noi etichettiamo come film, ma non sono comunque potenziali, diciamo, esauriti, no? Nel film che troviamo prodotto, no? Sotto una logica che è comunque quella della logica del perseguimento di un profitto a partire proprio dal prodotto cinematografico. Questo è assolutamente fondamentale, no? Ed è su questa eccedenza, su questo scarto, no? Che lavorano poi i grandi registi, no? Quando viene avvertito, viene percepito e viene appunto messo ulteriormente a valore anche con una valenza critica nei confronti di che cosa? Della resa del film sotto veste
capitalistica. Questo mi sembra sia il quadro, no, proprio della riflessione di Shun. A me convince, convince perché dietro a questo Deleuze ci vedo Spinoza, ci vedo Bergson, ovviamente ci vedo Leibniz, soprattutto Leibniz, che viene giustamente preso in considerazione, il libro su Leibniz viene giustamente preso in considerazione da Jung, insomma, nel suo lavoro. C'è molto dietro a questo libro, c'è un confronto con i due testi che Deleuze ha dedicato al cinema, ma non c'è soltanto questo, no? C'è altro, c'è anche l'idea che sia possibile finalmente attraverso Deleuze fare i conti con un'altra immagine importante per noi, no? Che approcciamo questa dimensione in modo critico, un'altra immagine del cinema che è stata importante, che ha avuto delle ricadute formidabili, no? Un'altra immagine del cinema, quella di Walter Benjamin, quando Benjamin appunto afferma che il cinema è l'arte delle masse. Perché arte delle masse? Arte delle masse perché in quei potenziali dell'immagine comunque restituiti nel film, le masse, no, possono vedere che cosa? La conferma che la rivolta, no, la rivoluzione, il cambiamento radicale delle modalità attuali, attualizzate di vita condivisa, no, possano essere sovvertite. Deleuze ci serve nel libro anche a vedere meglio, no, questa formidabile intuizione, affermazione di Walter Benjamin. Domanda, visto che la finisco qui con questa mia prima ricognizione, diciamo, del lavoro, di questo lavoro sul cinecapitale. Una domanda un po' particolare, Shun. Tu presti particolare attenzione al motivo dell'immagine cristallo, dell'immagine cristallo, come quella immagine che consente di vedere meglio il rapporto tra il presente e il passato, no, anche in riferimento, no, alla proiezione nel futuro di potenziali che non sono quelli attuati nell'immagine che viene a essere montata, viene a essere combinata nel film. Ecco, questa idea dell'immagine cristallo è di Deleuze, no? Tu la lavori in modo originale, no? In modo per me importante. Io vorrei che tu dicessi, al di là poi delle cose che vorrai dire, ci dicessi qualche cosa di più sull'immagine cristallo, che a me ricorda, però questa è una mia deriva, è una mia proiezione, ricorda tantissimo l'immagine cristallo, la massa cristallo, che in fondo è un'altra immagine, la massa cristallo, il cristallo di massa che si trova in Massa e potere di Elias Canetti, che come sappiamo Baldo, non ti si sente, è saltato il microfono. Ecco, perdona. stavo dicendo il cristallo di massa, no? L'immagine cristallo, diciamo, l'immagine della massa, il cristallo di massa è un motivo di Elias Canetti, e l'opera di Canetti, Massa e potere, è stata tradotta in Francia nel 1963, insomma, primi anni 60, se non ricordo male, e quell'opera lì di Canetti è stata letta e utilizzata, impiegata da tutti i filosofi francesi che ci interessano, no? Canetti è citato in Deleuze e Guattari, no? In Mille piani, ma secondo me c'è una presenza anche nei testi foucaultiani della lettura di Massa e potere, no? Anche nei testi di Virilio, insomma, è un po' dappertutto presente Massa e potere. Quindi a me
la tua lettura dell'immagine cristallo di Deleuze ha ricordato Canetti. È una mia proiezione, ma te l'ho voluta, diciamo, fornire, non sapendo che tu possa essere d'accordo oppure no, ma insomma è una mia proiezione. Ecco, mi fermo qui perché ho utilizzato anche troppo tempo. Grazie per l'ospitalità. Allora chiudo. Grazie mille Ubaldo, grazie mille Clara per darmi questa occasione di presentare il libro e per le suoi commentari sul mio libro. Difatti, oggi ho preparato, come io parlo molto male italiano, difatti ho preparato un testo da leggere per presentare il mio libro da un punto di vista un po' distinto quello del libro, viene da sì. Bene. E volevo fare una mini conferenza sul concetto di immagine cristallo, particolarmente su un passaggio preciso del capitolo consacrato al concetto di immagine cristallo. Poi, posso cominciare o Sì, vuoi? certo, se lo vuoi. Sì, beh, poi. Difatti, comincio con qualcosa di elementare. I due volumi di Gilles Deleuze sul cinema sono intitolati rispettivamente L'immagine e movimento e L'immagine e tempo. L'immagine e movimento e L'immagine e tempo sono due concetti, grandi concetti principali che Gilles Deleuze inventa a partire dal cinema. Però fra questi due concetti, Deleuze inserisce un terzo concetto, il concetto di immagine cristallo, propriamente. L'immagine cristallo è concepita quindi come una specie di concetto concetto cardine attraverso la quale il cinema passa dall'immagine movimento all'immagine tempo. Quindi il concetto di no, l'immagine cristallo è un'immagine. Se volete, immagine rivoluzione fra due regimi. E nel secondo volume, all'immagine tempo, Deleuze consacra un capitolo intero al concetto di immagine cristallo. Però nel capitolo sull'immagine cristallo, il più curioso è il fatto che Deleuze ci si pone di ripente di parlare di denaro, di cui non ha mai parlato
nei capitoli precedenti. E perché parlare di denaro per spiegare il concetto di immagine cristallo? Perché attraverso l'indagare su questa domanda vorrei chiarire un po' la portata politica del concetto di immagine cristallo oggi. E prima vorrei invitarvi a tutti pubblico a leggere il passaggio in questione nella sua totalità. E puoi mostrare il testo o non so, però non so se lo posso visualizzare a schermo. Sì. Hai il testo tu, Clara? Sì, bene. Io ho qua il testo, però forse... Sì. Se ce l'hai, tu lo puoi mostrare direttamente. Sì. Leggo. Leggo il passaggio. Il cinema, come arte industriale, vive in rapporto diretto con un complotto permanente, una cospirazione internazionale che lo condiziona dall'interno come il nemico più intimo, il più indispensabile. È la cospirazione del denaro. Alla dura legge del cinema, un'immagine di un minuto che costa una giornata di lavoro collettivo. Non c'è che la riposta di Fellini. Quando non ci saranno più soldi, il film sarà finito. Il denaro è il rovescio di tutte le immagini che il cinema mostra e monta il dritto, così che il film sul denaro sono già, benché implicitamente, dei film nel film o sul film. È la vecchia maledizione che mina il cinema. Il denaro è tempo. Se è vero che il movimento sopporta come invariante un insieme di scambi, o un'equivalenza, una simmetria, il tempo è per natura la cospirazione dello scambio ineguale o l'impossibilità di equivalenza. E questo senso è denaro Delle due formule di Marx, M di M è quella d'equivalenza, di M di primo, invece quella d'equivalenza impossibile, o dello scambio truccato asimmetrico. Il film nel film esprime infatti questo circuito infernale tra immagine e denaro. Il film è il movimento, ma il film nel film è il denaro e il tempo. L'immagine cristallo riceve in tal modo il principio che la fonda, di lanciare incessantemente lo scambio asimmetrico ineguale e senza equivalenze. Funziona o no? Bene. E in questo passaggio Deleuze parla prima di film sul denaro, poi
film sul film o film nel film, e finisce con parlare di immagine cristallo. Questa è la struttura di questo passaggio. Per attaccare la lettura di questo passaggio, possiamo cominciare con una domanda un po' strana. Si chiama Hollywood, fabbrica dei sogni, fabbrica del sogno, come Hollywood. Ma in che senso? Ma in che senso fabbrica dei sogni? No? Cos'è il sogno cinematografico? Il fare sognare cinematografico consiste nel escludere dello schermo la condizione finanziaria della storia che ci si sviluppa. E il fare sognare lo spettatore consiste nel farlo vivere durante un'ora e mezza o due ore in un mondo in cui tutta la vita si sviluppa senza preoccupazione finanziaria. Quindi in questo senso possiamo dire che lo spettatore paga il suo biglietto per entrare in questo mondo senza preoccupazione finanziaria, senza il problema di denaro. E quello che Deleuze chiama film sul denaro è, per esempio, il tipo di film in cui i personaggi si trovano in difficoltà economiche e perciò non possono più comprare, ottenere le cose necessarie. E perché Deleuze considera che questo tipo di film sul denaro è già il film nel film, nel film sul film? Perché quando i personaggi non possono comprare le cose necessarie, il proprio film finalmente si mostra nella sua difficoltà a avanzare la storia in maniera prevista. A causa di mancanza delle cose necessarie per avanzare la storia, no? E quindi l'essere stesso dei film già non ci rimane trasparente nel film. E così sorge nello schermo l'essere stesso del film insieme con la questione della condizione finanziaria della sua condizione finanziaria. E poi invece il film nel film o sul film a parlare propriamente designa il tipo di film che racconta normalmente il processo di produzione di un film fittizio, no? Film fittizio. E i personaggi stanno producendo un film nel film, no? Questo è un film nel film o sul film. E secondo Deleuze, tutti i film nel film sono film su denaro, senza eccezione. Perché? Perché? Perché nessun processo di produzione filmica si sottrae alla questione del suo finanziamento. E tutti i film nel film sono film sulla propria condizione finanziaria. Questo è un punto.
E se è vero che e tutti i film nel film sono film sul denaro, però di che tipo di denaro si tratta? Di che tipo di denaro si tratta, no? E lo domando perché nel capitalismo, in cui il cinema si iscrive come arte industriale, il denaro funziona sempre sotto due forme completamente distinte. Da qui questa citazione deleuziana delle due forme di Marx. E Deleuze cita le due forme di Marx, cioè M di M, merce, di denaro merce, e D M di primo, denaro merce più denaro. È importante da notare è il fatto che non si tratta dello stesso denaro in una e nell'altra formula. Questo è un punto molto importante. Il denaro di MDM è il denaro come potere d'acquisto, potere d'acquisto, potere di pagamento, potere d'acquisto. Mentre quello di DMD primo è il denaro come potere di finanziamento, mezzo di finanziamento. E mezzo di finanziamento e potere di d'acquisto è completamente differente. E cos'è il denaro? Cos'è il denaro come potere d'acquisto? No? Il denaro come potere d'acquisto è quello che Marx chiama l'equivalente generale, il quale consente di scambiare una merce con diverse altre merci. Il denaro come potere d'acquisto è il denaro che entra principalmente nelle mani dell'operaio. L'operaio ha solo la sua forza lavoro da vendere, ma invece ha bisogno di acquistare una panoplia di mezzi di sussistenza, no? Questo fra la sua forza lavoro e una panoplia di mezzi di sussistenza, c'è il denaro come potere d'acquisto, come denaro come equivalente generale. Questo dice. E questo denaro come potere d'acquisto è un denaro che serve soltanto la riproduzione. Il potere d'acquisto è un potere, in questo senso, impotentizzato in termini di produzione. Invece il denaro come mezzo di finanziamento è completamente differente. Il denaro di mezzo di finanziamento, cioè il denaro capitale, è il denaro che si trova normalmente nelle mani del capitalista. È un denaro eccedente, il libero, in quanto esce fuori dalla sfera della riproduzione necessaria. È il denaro che non riproduce niente, ma produce invece tutto da zero. Questa è in capacità di denaro, di denaro come mezzo di finanziamento. E il denaro di mezzo di finanziamento è una potenza
di produzione puramente prospettica e pura potenza di distruzione e di creazione. A proposito di questo duplice aspetto del denaro, Deleuze dice qualcosa di molto suggestivo in dei suoi corsi tenuti all'epoca della pubblicazione di L'Anti-Edipo. Deleuze dice, e cito: non si deve pensare che un uomo potente sia qualcuno che nel suo portafoglio ha più denaro di un operaio. E la sua potenza non deriva da un potere d'acquisto maggiore, ma dal fatto che manovra e determina la direzione dei flussi di finanziamento. Se ha un potere sul flusso di potere d'acquisto dei propri operai, è perché egli è innanzitutto il padrone di un flusso di finanziamento. Questo è molto, molto chiaro per il pleno. Ora ritorniamo alla nostra domanda. In film e nel film o sul film si tratta di che tipo di denaro? Che tipo di denaro? Del denaro come potere d'acquisto o denaro capitale? Evidentemente si tratta del denaro capitale, cioè del denaro come mezzo di finanziamento. Perfino quando il film racconta, per esempio, la storia di una mancanza di denaro come potere d'acquisto, ciò rinvia necessariamente alla questione del denaro capitale, perché la mobilità del flusso di potere d'acquisto è sempre determinata o regolata dalla mobilità del flusso di finanziamento. Questa primazia del denaro capitale sul potere d'acquisto è quella che Deleuze chiama nel passaggio in questione cospirazione del denaro. Deleuze dice che il film nel film esprime il circuito infernale tra immagine e denaro. Ma quando lo dice, per denaro Deleuze intende non potere d'acquisto, ma sicuramente il denaro capitale. Il denaro capitale, denaro come mezzo di finanziamento in quanto tale, questo è un punto, è una pura potenza prospettica nel senso che non ancora attualizzata, è aperta e tutto tipo di attualizzazione, come Ubaldo dice, no? Aperta a tutto tipo di attualizzazione futura. Si tratta del primo D della formula DMD, primo. In questo, in quanto a immagine è l'espressione immagine, nella espressione circuito infernale tra immagine e denaro, e immagine rinvia al M della stessa formula DMD primo, e cioè una determinata attualizzazione della potenza del primo D. E nel circuito infernale, quindi, questo è un punto molto importante, quindi una differenza di temporalità, differenza di temporalità fra immagine e il denaro, no? Perché
perché si tratta di simultaneità fra il primo D e M, no? D e M. Fra le due cose c'è una differenza di temporalità, però però quando Deleuze appalla del circuito infernale tra denaro e immagine, e questo circuito è in simultaneità le due temporalità, e questo sì, in questo vuol dire che dal punto di vista dell'immagine il denaro compare come il suo passato. Il circuito infernale è un cortocircuito in cui l'immagine entra in quale scienza anacronica con il suo proprio passato, cioè con il suo proprio stato puramente potenziale, non ancora attualizzata in nessuna immagine determinata. Questo è molto, un'immagine è determinata, entra nel suo proprio stato potenziale, che significa un'apertura a tutte le o altre attualizzazioni. Questo in conto. Alla fine del passaggio, Deleuze arriva a parlare di immagine cristallo, dicendo che l'immagine cristallo riceve il suo principio dal film nel film. Cioè vuol dire che l'immagine cristallo è il tipo di immagine che si può definire come cortocircuito anacronico dell'immagine con il suo passato. In altri termini, l'immagine cristallo è l'immagine nel quale l'immagine movimento, cioè l'immagine attualizzata in una certa maniera determinata, entra in cortocircuito anacronico con la sua immagine capitale. Credo che possiamo dire immagine capitale, cioè l'immagine puramente potenziale è aperta a tutte le altre attualizzazioni possibili. Questo. Una delle tesi principali del mio libro è l'immagine movimento e l'immagine operaio. L'immagine movimento e l'immagine operaio. Nel mio libro ho descritto come le immagini sono messe al lavoro, cioè alla produzione plus valore sotto regime cinecapitalistico. Oggi vorrei abbordare la stessa questione dell'immagine operaio da un punto di vista un po' distinto da quello del libro. Nel passaggio che stiamo analizzando, leggendo, Deleuze dice dell'immagine movimento che si sviluppa secondo la formula M di M, con lo scambio M di M. Cosa vuol dire questo, no? L'immagine movimento si sviluppa secondo il formula M di M. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'immagine movimento in quanto tale non conosce il denaro che sotto forma di potere d'acquisto. Oh. Cioè come l'equivalente generale. L'immagine come l'equivalente generale.
come l'abbiamo già visto nella società capitalistica, è l'operaio che non conosce il denaro che in quanto potere d'acquisto, no? Ecco la ragione per cui l'immagine movimento è assimilabile alla figura di operaio. Seguendo la discussione di Deleuze. Però cosa succede quando l'immagine operaio si trova nella sua forma cristallina? Cosa succede? L'immagine operaio scopre l'altro aspetto del denaro e in particolare del suo denaro posseduto, aspetto puramente potenziale, aspetto puramente prospettico del denaro. Credo che questo argomento del deleuziano dell'immagine cristallo puoi rinviare alla tesi fondamentale del libro di Maurizio Razzarato, e la fabbrica dell'uomo indebitato, no? Indebitato. Sì, questo libro già divenuto abbastanza classico di Maurizio Razzarato, e Maurizio scrive, cito, questo molto bello questo passaggio: allo stesso modo in cui il capitalista deve trasformare il denaro in capitale, il proletario deve trasformare i flussi di potere d'acquisto in flussi di soggettivazione autonoma e indipendente, in flussi di interruzione della politica del capitale. Oh, questo è molto interessante. E la formazione dell'immagine cristallo si dà come il momento di duplice scoperta. L'immagine operaio ci scopre la cospirazione internazionale in cui si imprigiona in quanto operaio proprio, ma nel tempo che cospirazione internazionale, nel stesso tempo ci scopre anche la possibilità di uscirne fuori, cioè un'apertura d'avvenire. Anche questo Ubaldo ha parlato un po', no? E in questo senso, nello stesso capitolo sull'immagine cristallo, Deleuze fa notare qualcosa di molto interessante, e la coesistenza di due mobilità distinte nel cristallo, quelle di ritornello e di galoppo. Ritornello e galoppo. E Deleuze scrive, cito questo passaggio nel capitolo sull'immagine cristallo: il galoppo e il ritornello sono quel che si sente nel cristallo come le due dimensioni del tempo musicale, poiché uno è la precipitazione dei presenti che passano, l'altro è l'innalzamento o la ricaduta dei passati che si conservano. Questo fine di citazione. Nell'immagine cristallo si vede da un lato, quindi, il ritornello infernale del sistema capitalistico, e dall'altro il galoppo rivoluzionario delle immagini proletarie. Questa è l'idea di Deleuze.
È soltanto attraverso la scoperta del ritornello infernale che le immagini si pongono a galoppare verso l'intenzione del sistema cinecapitalistico e verso la propria soggettivazione autonoma e indipendente. Questa è l'idea dell'immagine cristallo. Cosa allora quella che Deleuze chiama immagine tempo? Cos'è l'immagine tempo, no? Finalmente? Se l'immagine movimento è l'immagine che si sviluppa seguendo il flusso di potere d'acquisto, la cui mobilità è interamente regolata e limitata dall'orientazione del flusso di capitale, l'immagine tempo è propriamente l'immagine che sviluppa convertendo, trasformando il flusso del potere ad acquisto in flusso di soggettivazione autonoma, la cui mobilità non cessa di deboldare i limiti determinati d'orientazione del flusso di capitale. Questa è l'idea di l'immagine tempo. E dobbiamo sicuramente profondizzare un po' la differenza fra quello che chiamo immagine capitale e l'immagine tempo nel Deleuze, no? Perché è il proprio Deleuze che usa il termine autonoma o di è autonoma. È autonoma è termine originalmente kantiano che significa qualcosa come capacità di legiferare su se stesso. Questo è autonoma. E Deleuze proprio usa il termine da autonomia per qualificare l'immagine tempo. Ma a proposito del neorealismo italiano, per esempio, Deleuze dice che oggetti, ambienti ci acquistano una realtà materiale autonoma che li fa valere per se stessi, autonoma in senso che li fa valere per se stessi. Ciò vuol dire che l'immagine o le loro componenti escono fuori dal movimento del cinecapitale, cioè della valorizzazione cinecapitalista del valore, no? Valore. Oppure, sempre un esempio di più di utilizzazione del termine autonomia nel lavoro di Deleuze sull'immagine tempo, a proposito del rapporto fra il visivo e il sonoro nei film di Marguerite Duras, di Jean-Marie Straube e Daniel Huillet o di Alain Robbe-Grillet, Deleuze dice che, cito, il parlato, il sonoro ci smettono di essere una componente dell'immagine visiva. Visivo e sonoro diventano due componenti autonome di un'immagine audiovisiva, o meglio ancora, due immagini e autonome. Questo vuol dire che il visivo e il sonoro smettono di produrre plus valore nella sua cooperazione cinecapitalista, per esempio, che quiere dire che vuol dire produzione di plus valore nella sua cooperazione cinecapitalista, per esempio formazione di un personaggio come identità
audiovisiva, no? Un personaggio, questo è un plus valore di personaggio, si può essere prodotto da parte della cooperazione cinecapitalista fra il sonoro e il parlato, il visivo, no? Per questo, però, no, il visivo e il sonoro smettono di produrre plus valore della cooperazione cinecapitalista, entrando in un nuovo rapporto in cui ciascuno si fa valere per se stesso. Per esempio, un racconto, un gesto che valgano ciascuno per se stesse nel loro parallelismo, per esempio. Questa soggettivazione autonoma dell'immagine, Drusle la chiama situazione ottica e sonora pura, situazione propria nell'immagine tempo. Questo è un po' quello che volevo fare oggi. Grazie. Grazie. Grazie a te. Abbiamo qua una domanda, magari te la leggo così Jun puoi eventualmente rispondere. Piera chiede, le tre immagini di Deleuze, Movimento, Cristallo, Tempo, descrivono un movimento dialettico dove l'immagine cristallo costituisce l'antitesi? Ovviamente anche tu, Valdo, se poi vuoi intervenire e commentare, sentiti liberissimo. Sì, sì. Valdo, come... No, mi sentite? Sì, sì. Ecco, sì. No, ma io direi di no, perché almeno per come ho letto il testo e anche a partire da quello che tu hai detto, no? nella tua conferenza, l'immagine cristallo non è propriamente un'antitesi, perché è una figura, come posso dire, che presenta una oscillazione, presenta più elementi che poi nel momento in cui troveranno una loro attualizzazione, una loro attuazione, porteranno, è vero, alla figura dell'immagine tempo. Quindi io non direi che sia l'immagine cristallo risolvibile nella posizione dell'antitesi. Sarebbe forse, se dicessimo questo, sarebbe un modo di ridimensionarla, mentre invece è centrale l'immagine cristallo nel ragionamento di Deleuze, no? Senza la presa d'atto della sua particolare realtà, del fatto che può produrre qualche cosa di diverso, qualche cosa di singolare, no? Senza questa presa d'atto poi non si darebbe il processo che tu hai richiamato, cioè di realizzazione di immagini rivoluzionarie, no? Di immagini tra virgolette ribelli. C'è un altro punto, non so se sono stato chiaro nella risposta, se tu sei d'accordo, c'è un punto importante della tua conferenza, in fondo, no? È molto chiara, anzi complimenti, perché a me piacerebbe leggere una lingua straniera in modo così chiaro come hai fatto, insomma, quindi complimenti, no? Si è capito benissimo. E c'è un punto in fondo al testo che hai letto, no? Alla tua conferenza, importante, interessante, laddove tu citi Deleuze che sottolinea la differenza tra la dimensione del
del dicibile, diciamo del sonoro, tanto per capirci, è la dimensione del visibile, no? Quindi sonoro, linguaggio di tutti i tipi e visibile, cioè è quello che riusciamo a percepire, no? Nell'immagine, attraverso l'immagine, quello che percepiamo. In questo senso mi hai fatto venire in mente il rapporto su questi temi, cioè sul visibile e sul sonoro, mi hai fatto venire in mente tutto il ragionamento che Deleuze fa in riferimento a Foucault, a Michel Foucault, sulla differenza tra visibile da una parte e enunciabile, vale a dire sonoro, tra virgolette, dall'altra. Ecco, la rilevazione della autonomia, no? Di queste due dimensioni sono due dimensioni collegate tra di loro, però autonome, no? C'è un'autonomia, diciamo, che corrisponde anche a un rapporto che è un rapporto mosso, sempre mosso in movimento tra l'enunciabile e il visibile. Ecco, cos'è che tiene nel film insieme la dimensione del sonoro e la dimensione del visibile, no? È il potere del capitale, è il cinecapitale, se non ho capito male, no? Cos'è che tiene assieme, appunto, nella produzione capitalistica la dimensione dell'enunciabile, del sonoro e la dimensione del visibile, no? È l'imposizione della logica della valorizzazione del capitale, della valorizzazione del valore. Cioè che bisogna arrivare a D primo, no? Che da D, passando attraverso la merce film, bisogna arrivare però al profitto, cioè a un'aggiunta di valore. Ecco, questo è molto interessante. Io penso, siamo nell'83-85, no? Quindi sono anni, per fare un po' di scolastica deleuziana, sono anni nei quali Deleuze torna a confrontarsi in modo forte con Foucault, no? C'è il corso dell'85-86, dopo la morte di Foucault nel 1984, dove lui proprio si impegna, no, su questa distinzione tra sonoro, diciamo, enunciabile e visibile. E poi c'è il libro dove raccoglie. Quindi non so se trovi tu corretto questo riferimento che io faccio sulla base del finale della tua conferenza, no, a Foucault, a Michel Foucault. È corretto oppure è esagerato come rinvio? Sì, Domanda. corretto, corretto, completamente corretto. Deleuze Andato via, si è fermato. magari attendiamo un minuto, vediamo se riesce a recuperare la connessione. Proprio fa sempre. Sì. Sì, Deleuze proprio fa la connessione fra il suo lavoro sul pensiero di Foucault e questa tesi del rapporto audiovisivo. Quindi, questo è corretto, quello che hai detto è completamente corretto. Sì. Grazie, Yun. Non so se ci sono Grazie mille, altri. Jun. Non so se ci sono altre domande, ma niente, magari prima di chiudere volevo, non so, dare un altro piccolo spunto rispetto a questa questione che tu affrontavi rispetto al denaro, no? Che è un po' un filo conduttore di come il denaro rimandi sempre al film dentro al film. Quando parlavi di questa cosa nel libro, a me un riferimento che è venuto abbastanza immediato è ad un film di Bresson che immagino tu abbia presente, L'Argent, dove quello che si vede, insomma, è fondamentalmente la dinamica per cui il personaggio subisce l'azione del denaro che gli arriva fino al parossismo per cui piuttosto di liberarsi dallo sguardo altrui commette un omicidio.
in una sequenza per cui passa dall'essere sfruttato al diventare in qualche modo sfruttatore e motore dell'azione. Quello che mi incuriosiva rispetto a questo è, vabbè, a parte assolutamente, insomma, la centralità anche qui, no, del denaro che mette in azione il protagonista, quello che mi interessa... Se esiste una possibilità di uscita da questa dinamica del denaro, se si può parlare di film dentro al film, anche ove questa dinamica di sottomissione al denaro non sia presente, ecco. O se invece è appunto una dinamica totalizzante, ecco. Sì, ripeti la tua domanda, non ho capito molto bene. Mi senti? Sì. Niente, mi interessava capire se secondo te questa dinamica del denaro che mette in azione il protagonista, che mette in azione il personaggio in tutti questi film dentro al film, se la ritieni una dinamica totalizzante, per cui è presente all'interno di qualunque tipo di film che sta all'interno della dinamica capitalista, che poi è piuttosto stringente, o se c'è una possibilità di ribaltare questo rapporto e di in qualche modo uscire dall'inferno del denaro, no? Uscire da questo ricatto. Se non so se Deleuze contempla questa alternativa, questa possibilità. Non so di Deleuze contempla questa possibilità, però sì, io credo che sì, il denaro nel film è un assunto completamente per i personaggi, no? Credo che sì. E non so, per spiegare un po' la mia tesi da un punto di vista un po' distinto per abordare de maniera differente, e vorrei ritornare un po' a questa storia del cinema primitivo di cui hai parlato all'inizio, no? E questo tema è molto interessante di fatti, perché il cosiddetto di cinema primitivo è precisamente inesistente nel dittico di Deleuze. Questo perché? Perché, no? Perché precisamente il Deleuze non considera il cinema primitivo come il cinema del fratello Lumière, come cinema. Perché? Perché, no? Questo, io credo che di fatti il cosiddetto cinema primitivo è assimilabile al capitale mercantile piuttosto che al capitale industriale. Questo è un punto, credo. Il cinema è diventato industriale con l'invenzione del montaggio a metà di anni 10, no? 1910, no? E il montaggio è veramente catena di montaggio per il cinema. E nel cinema primitivo, invece, le immagini sono per se stesse le merce da vendere. E difatti, per esempio, i fratelli Lumière
hanno invitato hanno inviato i loro fotografi a tutte le parti del mondo per cogliere immagini esotiche e dopo le hanno vendute a Parigi, a altre città occidentali, metropoli, no? In altri termini, in cinema primitivo le immagini non sono ancora operai, non sono ancora state messe al lavoro, alla produzione di plus valore. E perciò Deleuze nel suo dittico del cinema, sul cinema, non considera il cinema primitivo come cinema, cioè come arte di immagine, movimento. E per me immagine e movimento è immagine operaio. Questo. E difatti questa forma mercantile del cinema esiste sempre fino a oggi, e al lato del forma industriale del cinema. E per esempio i festival internazionali del cinema, come il Festival di Cannes, per esempio, spesso funziona come fiere campionarie o esposizioni universali delle immagini esotiche, no? E nel Festival di Cannes, Festival di Cannes è una specie di festival di tendenza sinistra, tendenza socialdemocratica, e nel Festival di Cannes sono spesso i film sulla povertà che sono esposti come immagini esotiche, no? Esotiche da vendere. E tutti i registi premiati costantemente nel Festival di Cannes, come Ken Loach, i fratelli Darden o il giapponese Koreeda, sono tutti, lo sanno bene, per me loro sono non industriali ma mercanti dei immagini. E io personalmente preferisco sempre i industriali al mercanti, perché per me e anche per Deleuze il capitale mercantile del cinema non è cinema. Per Deleuze, il cinema è arte industriale. E dopo, forse un'altra cosa, arte di soggettivazione delle immagini, però prima di tutto il cinema è arte industriale e non arte mercantile. E questo è un punto. E per chiarirmi un po' più, Koreeda, il cineasta giapponese, ha un film intitolato con un titolo molto, molto interessante, Nobody Knows. Nessuno lo conosce.
E questo titolo è molto interessante perché Koreeda mostra in questo film, Koreeda mostra la povertà vissuta da una parte marginale della popolazione giapponese come liberazione di qualcosa che nessuno conosce, no? Nessuno conosce ancora, un segreto, no? Però e questo modo di vendere le cose, le immagini merce, una strategia molto esemplare, no? Però per me, per concludere, mi domando se Koreeda lo conosce, come si può permettere di dire che nessuno lo conosce, no? E questo per me, in questo senso, la forma mercantile del cinema non è cinema, pardon. Sei stato chiarissimo, grazie mille, Jun. Direi che gli spunti sono stati veramente molti. Ringrazio tutti per aver partecipato. Se non c'è altro, andrei a chiudere, magari ricordando gli appuntamenti della prossima, insomma, di questa settimana, che saranno domani, quale fase 2 col virologo Pancino alle ore 17. E il 1° maggio invece ci sarà L'operaismo oltre l'operaismo, basato su un testo di Gigi Roggero, L'operaismo politico italiano, con Gigi Roggero, Diego Giacchetti e Franco Milanesi. E con questo, insomma, saluto e ringrazio Giuno. Forse c'è un'altra... No, niente domanda, volevo semplicemente ringraziarti, Clara, e ringraziare tantissimo Jun, sperando di vederlo prossimamente a Firenze. Sì, speriamo presto. Grazie mille a voi. Ciao e buona serata. Ciao, buonasera, grazie. Ciao. Grazie.